Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto, anche in Veneto naturalmente c'è la giornata del ricordo delle vittime delle foibe dell'esodo istriano-dalmata. Abbiamo aperto il telegiornale parlando del vile sfregio al monumento ai martiri delle foibe a Marghera, con un commento naturalmente di Simonetta Rubinato, esponente di spicco del Partito Democratico del Trevigiano, in particolare del Veneto. L'onorevole Simonetta Rubinato ha voluto dire la sua in merito a questo argomento. Non voglio chiedere cosa ne pensa di questo Lucio Leonardelli, che è qui nostro ospite, vicepresidente di Autovie Venete, già deputato di Forza Italia con Berlusconi nel lontano 94. Lei fu un deputato della prima ora, però parliamo questa sera con l'amico Lucio Leonardelli di Giorno del Ricordo, perché Lucio Leonardelli, lei ha sangue istriano nelle vene, non lo sanno moltissime persone, lo sanno gli amici più intimi. Già l'anno scorso lei aveva espresso anche in merito al Giorno del Ricordo il suo parere. Che giornata è stata per lei questa di oggi? Intanto vi ringrazio perché per la vostra sensibilità, che è sempre attenta anche nel seguire queste ricorrenze, queste circostanze. Non è da tutti, perché è sempre anche difficile parlare, soprattutto quando si parla di questi avvenimenti che molte volte, anzi molto spesso purtroppo, sono stati fin troppo dimenticati. Dimenticati e strumentalizzati. Dimenticati, strumentalizzati, e poi anche non si strumentalizzano le tragedie. L'episodio che poi voi avete ricordato in apertura, peraltro, anche dimostra ancora una volta che c'è l'esilio ci vorrebbe per questi colpevoli. Ecco. L'esilio ci vuole per questi colpevoli. Se non vanno in galera, abbandonino l'Italia. Noi queste persone non le vogliamo. Ma direi che ci vorrebbero in effetti una decisione anche molto drastica e molto pesanti, però in effetti è un episodio che si commette. Le vanno a fare a casa loro queste cose. Gente vile, gente vigliacca.